In un'intervista rilasciata alla stampa di Torino, il giudice Falcone ha dichiarato che è notorio che l'onorevole Salvo Lima utilizzava la macchina degli estrattori Salvo di Salemi. Ho letto questo e credo che possa essere confermato dal giudice Falcone. Certamente, e allora? Niente, e allora Salvo Lima è parlamentare europeo e gli estrattori Salvo di Salemi sono potenti come non mai. E la ma gente perché continua... lo addebiti al giudice Falcone? No. Allora cerco di capire. Come prova dei rapporti che esistono tra gli estrattori Salvo di Salemi e un parlamentare come Salvo Lima. Ma perché poi c'era bisogno che lo dicessi io perché si sapesse del rapporto fra Salvo e Lima. Benissimo. Ah. Ecco, l'ulteriore conferma. Voglio dire qui pubblicamente a Giovanni Falcone che secondo me farebbe bene ad andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene proprio. Questa è una tua opinione soggettiva. È un'opinione mia. E questo significa mancanza di senso dello Stato. No, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura, perché i politici... Il posto che io ricopro è un posto previsto per magistrati. Non c'entra niente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ci si va sempre col gradimento del ministro. Ma questo forse vale per te, scusa. No, perché io non ci sono mai andato. Ma tu forse questi sono i tuoi problemi, certamente non sono i miei. Non ci sono mai andato, quindi non sono i miei problemi perché non sono stato al Ministero di Grazia e Giustizia. E dunque rispetto ad una cosa di questo genere io credo che sarebbe bene ripensarci, ma non solo per Giovanni Falcone, ma per tutti i giudici che hanno incarichi ministeriali di un certo rilievo. Al Ministero di Grazia e Giustizia ci sono posti che sono espressamente previsti per magistrati. Ma non... Come fate ancora a sostenere queste cose che non stanno né in cielo né in terra? Ma tu poco fa hai risposto ad un tizio, dice la sua opinione. Questa è la mia opinione, che voglio esprimere pubblicamente. Non capisco perché ti arrabbi. No, non c'è ragione di arrabbiare. Perché mi meraviglio che un giurista come te sostenga queste cose? Pensa che l'indipendenza e l'autonomia... In qualsiasi paese al mondo c'è un Ministero di Grazia e Giustizia. In qualsiasi paese al mondo sono magistrati che stanno al ministero. Questo non è affatto vero. Tu confondi indipendenza con irresponsabilità. No, l'indipendenza per me è un fatto molto concreto di non dover rispondere a nessuno né prima né durante né dopo. Chi è indipendente? Dico rispetto alle scelte da fare. No, i magistrati no. Ah, no? Consentirai che i magistrati rispondano. Ma c'è una bellissima legge sulla responsabilità I magistrati rispondono al popolo in nome del quale amministrano giustizia. Questo è il punto. E per questo c'è un organo sovrano come il Consiglio Superiore della Magistratura che in nome del popolo deve garantire questa indipendenza e questo ciò. E comunque Giovanni, non mi piace che stai dentro il palazzo di governo. Non mi piace.